Buongiorno, io mi sono appena svegliata. Oggi c'è una temperatura polare fuori. Non farò lo stesso errore di ieri, ma mi metterò gli Uggs. È l'unica soluzione in questi climi per me. Perché oggi vado in gita a Harlem, cittadina appena fuori Amsterdam, in cui vivono molte persone che lavorano ad Amsterdam, tra cui anche molti dei miei colleghi, perché è collegata molto bene col treno. Arrivare alla stazione centrale da Harlem effettivamente ci si mette solo 20 minuti di treno, quindi è molto vicina, e se abiti vicino alla stazione centrale di entrambi veramente puoi, cioè, come essere a Amsterdam città. Cioè, io ci metto un'ora a fare gli spostamenti normali a Amsterdam, e in questo caso ci metto un'ora anche andare a Harlem, alla fine è la stessa cosa. Se riesci a ottenere una buona combinazione di smart working, cioè lavorare da casa, e anche abitare facilmente fuori Amsterdam, se appunto si tratta di posti come Harlem. Posti come Harlem, però, visto che appunto sono così ben connessi e così vicini, comunque i prezzi non si abbassano più di tanto, anzi Harlem è anche considerato un pochino chic. Io non ci sono mai stata, oggi sarà la prima volta che andrò e vado a pranzare con una mia collega, Caroline, che è australiana e che era nel mio team fino a fine ottobre, quando poi ha deciso di andarsene. E quindi è da fine ottobre alla fine che non la vedo, mentre invece prima ci vedevamo tutti i giorni. Caroline è una ganza, perché vi racconto. Intanto mi faccio la mia morning routine. Caroline ha 62 anni, di questi 62 anni ne ha vissuti circa 30 in Asia. Questo olio pazzesco comprato in Malesia, squalene, non so, squalene, non so come si chiama in italiano, è super emolliente, idratante, mi sembra che la mia pelle proprio lo beva. Ok, Caroline ha vissuto tipo 30 anni in Asia, tra tutto, cioè si è fatta Giappone, Hong Kong, Filippine, Corea, Thailandia. Conosce benissimo l'Asia, tutta la mentalità asiatica, si è fatta la sua carriera, la sua vita lì. L'anno scorso ha deciso di separarsi dopo appunto 30 anni di matrimonio, quindi ha lasciato il marito in Thailandia e si è trasferita da sola a 61 anni in Europa, dove non aveva mai lavorato. Non so poi le sue ragioni personali, ma ci ha sempre detto che, siccome è una grande amante dell'opera, della cultura, della musica, dell'arte europea, voleva coltivare questi suoi interessi, questi suoi viaggi, essendo ovviamente basata in Europa. No, non che in Asia non ci sia cultura, però è un tipo di accesso probabilmente a queste arti che a lei piacciono e che interessano, molto diverso, no? Cioè lei va al balletto, va a vedersi un sacco di mostre di pittori europei, quindi magari l'accesso a queste cose in Asia, non c'è tanto quanto qui. Quindi lei ha preso baracca e burattini e a 61 anni, ripeto, un super coraggio. Si è trasferita da sola in Europa, non da sola in realtà, con i suoi due gatti, che ha fatto spedire dalla Thailandia con anche tutti i suoi mobili, cioè i suoi mobili di una vita in giro per l'Asia, storici. Non è mai stata una grande amante dell'Olanda, secondo me è stata anche un pochino delusa da questa sua esperienza qua, non solo lavorativa, ma anche a livello di clima, ovviamente molto grigio, fa molto più freddo rispetto a quanto lei non sia stata sempre abituata nella sua vita. Niente, ha finito adesso a fine ottobre e ha trovato un nuovo lavoro a Londra, già velocissima. Quindi adesso è in procinto di insomma impacchettare di nuovo tutta la sua vita e spedire tutto. Oggi la intercetto, vado a trovarla a Harlem, che io non ci sono mai stata, cioè incredibile, da un anno e mezzo che sono qua, non sono mai stata a Harlem, che è un posto abbastanza, insomma, vicino e comune da visitare. Quindi sono curiosa di vedere adesso Harlem, perché a quanto pare l'atmosfera è un pochino più, un po' diversa, cioè meno turistica ovviamente di Amsterdam, anche se il weekend mi diceva che si riempie. Quindi io l'ammiro molto, anche solo per la proattività di trasferirsi da sola a una certa età all'altra parte del mondo, ricominciare, ma anche perché poi non è solo ricominciato e poi è stata nel suo con le persone già che un po' conosce, perché poi comunque ha amici dappertutto dei suoi giorni a Hong Kong. A quanto pare molti di loro si sono trasferiti comunque in Europa, quindi lei conosce già un po' di persone, ma non si è fermata lì. Cioè, lei si è iscritta ai gruppi Facebook di tipo Girls Gone International, cioè tipici gruppi
di expat, ma tipo per ragazze giovani o solo travelers o expat molto più giovani di lei, si è iscritta a tutti questi gruppi Facebook e lei va e ritrovi, cioè lei ha il suo book club, il club del libro ogni weekend. Poi è il suo gruppo del caffè, ogni sabato mattina vanno in un caffè diverso a Harlem e lei è parte anche di quello. È parte di non so quanti gruppi WhatsApp, adesso a inizio dicembre vanno insieme ai mercatini a Colonia, in Germania, sempre con queste persone. E devo dire che, cioè, fantastica! Andiamo a pranzo insieme, che sono sicura che lei mi saprà ben guidare in città. Un po' la fine di un'era, perché è stata un po' la mia mentora. Lo so, da quando ho iniziato questo lavoro qua, e io e lei abbiamo legato particolarmente, nonostante avessimo età completamente diverse, per appunto il nostro background simile di espatriate alla fine sole in questo paese, rispetto ai nostri colleghi olandesi che invece questa esperienza non hanno. E credetemi che questa differenza in realtà si sente, perché, cioè, se non ti sei mai trovato un po' isolato o un pesce fuor d'acqua o in un posto in cui non conosci la lingua e comunque devi provare il tuo valore in un nuovo ambiente professionale, in un paese in cui comunque non hai connessioni professionali, nessun tipo di network ancora, un sacco di cose magari dalle persone locali vengono date per scontate, mentre invece magari noi facciamo molta più fatica per tutto, cioè trovare le cose al supermercato, ogni volta che ti arriva una lettera a casa del comune e devi sempre stare lì col cellulare a fotografare e poi tradurre, cioè è tutto un pochino più impegnativo, no? E secondo me molte, cioè non è neanche per fare la vittima, cioè ovviamente si sanno queste cose una volta che si cambia di paese e si mettono in conto, è solo che a volte se lavori poi in un ambiente che è molto, cioè molto locale, molto olandese, e di persone che non sono solo olandesi ma anche hanno fatto proprio zero esperienza all'estero di studio, di lavoro, è molto difficile secondo me legare su alcuni aspetti, su alcuni tipi di argomenti, perché è proprio un'esperienza che loro non hanno, senza voler offende nessuno, è proprio un fatto, no? E quindi anche per questo ci siamo trovate molto più vicine io e lei, come anche con altri expat in ufficio, con altre persone di altri posti, perché appunto si condividono questi tipi di gioie e di dolori. Niente, adesso bando alle ciance, andiamo a Harlem. There's a market. Oh, it's really nice. Days, all your dairy products.